Eccoci dunque a un nuovo incontro dei Caimani nel prossimo weekend, al sabato con la main session e alla domenica mattina invece con la Sunday session. La main session è dedicata ad argomenti monografici, mentre invece la Sunday session è in conferenza, in videoconferenza con i senatori dei Caimani e quindi è in parte monografica, ma soprattutto quello che mi aspetto, quello che desidererei è che ci fosse un'interlocuzione, cioè dire che voi domandiate delucidazioni sui punti che sicuramente sono rimasti, non dico oscuri, ma magari anche oscuri, oppure comunque poco chiari nella vostra visione del trading. Per quanto riguarda la main session di sabato, il sommario è questo. Ci sarà ovviamente, come al solito, la parte dei caimani cherry picks, cioè dire della scelta delle ciliegie per i caimani, cioè dire i titoli che possono essere promettenti, no? E ovviamente ci sarà anche il consuntivo dei titoli che sono ancora pochi, perché abbiamo fatto ancora poche sedute quest'anno, pochi incontri. E comunque ci sarà il consuntivo anche dei titoli che abbiamo scelto negli incontri precedenti. Dopodiché ho rivisitato un vecchio trading system che metteva insieme i filtri di Sharpe con una rielaborazione del nostro trader preferito, benché immaginario, che è Corina, con l'aggiunta dell'oscillatore di Chaikin. Quindi diciamo è un trading system abbastanza composito che mi sembra che sia molto, molto promettente, molto buono. Per cui ve lo propongo, ve lo illustro e ovviamente, come al solito, come per tutto il resto, vi vengono mandati tutti i documenti, cioè per un trading system vi mando ovviamente il file ETF. E dopodiché apro due capitoli abbastanza nuovi, anzi nuovi direi, benché in passato in qualche modo li abbiamo odorati. E la prima è quella di vedere, rendersi conto intanto di chi sono i guru, questi personaggi che hanno le mani d'oro, che sono soprattutto americani, e che, come dico nel video che vi viene mandato, sono importanti per noi non tanto per i risultati che ottengono, perché come vedrete noi con le nostre misere forze riusciamo a fare meglio. Però non è tanto questo, l'importante sono i metodi che loro continuano a studiare e a capire, a cercare, a rivisitare e che sono degli spunti meravigliosi per noi perché noi facciamo esattamente la stessa cosa. Noi non vendiamo segnali, non forniamo segnali, ma forniamo formazione, no? Per cui diciamo, è molto importante questa vicinanza con i guru americani, che sono il meglio che c'è in giro, sia chiaro. Ma da tanto tempo faccio anche un po' di storia dei fondi comuni di investimento, una brevissima storia dei fondi comuni di investimento. E poi ho rivisitato, fatto rivivere, in parte queste cose, diciamo dei flash, queste cose le avete viste su YouTube, credo, perché qualcosa ho già detto. Poi ho rivisitato un vecchio approccio, che è l'approccio top-down. Quando noi scegliamo i titoli sui quali investire, normalmente scegliamo i titoli, andiamo a cercare i titoli. E eventualmente gli economisti, da partire dai titoli, poi cercheranno di capire come andrà l'economia nel suo insieme,
aggiungendo evidentemente altri capitoli. L'approccio top-down, che è stato molto in voga parecchi anni fa, parte, fa l'opposto, cioè dire, parte dall'andamento dell'economia e scendendo per gli viali, per le valli, come diceva Dante, scendendo, arriva fino ai titoli che sono i più papabili. Questo approccio va rivisitato oggi, cioè non è così semplice, cioè la connessione tra la macroeconomia e i singoli mercati non è così semplice. Però si può partire, diciamo, perlomeno da una visione delle industrie, materie prime, i tecnologici, no? Ecco, una volta che, diciamo, in qualche modo abbiamo fatto un'analisi, magari pure approssimativa, insomma, delle analisi che facciamo noi, noi non abbiamo tempo da perdere in passatempi economici, noi abbiamo bisogno di arrivare al soldo. Per cui, diciamo, una volta che abbiamo fatto una selezione delle industrie che sembrano più promettenti per il futuro, all'interno delle industrie c'è la possibilità di scegliere quali sono i titoli migliori. E qui questo approccio top-down io l'ho rifatto, ho dato nuova vita a quell'approccio di vecchia data, con le nuove cose che abbiamo a disposizione per fare tutto ciò, e credo che vi piacerà questa cosa. Ci sono di mezzo delle nuove newsletter alle quali poi darò vita in qualche modo, e che naturalmente a voi saranno date in omaggio con le dotazioni settimanali dei Caimani, e che forse metterò anche sul mercato. Vediamo, non ho ancora deciso, vedremo. E poi, vabbè, c'è una riproposizione del domenicale dell'ultima domenica, che credo che molti di voi avranno già visto, che è un video, naturalmente, che è questo che viene pubblicato su YouTube, e in cui dico attenzione, perché il Common Joe sta rischiando molto, non perché le borse stiano per andare verso sud, perché sono convinto che questo non sia il caso adesso, per il momento, però prima o poi andranno verso sud, e se il Common Joe, che sarebbe l'Ernesto Rossi della nostra italiano, o il Giuseppe Bianchi italiano, semplicemente si è accodato a questa salita delle borse e ha comprato semplicemente perché i titoli salivano, avrà dei problemi seri. Sono cose che dico nel video, abbiamo già visto. Le conosciamo perfettamente, è dal 29 che le conosciamo, e sono capitate mica una volta sola. Avrà dei problemi e correrà il rischio che corrono tutti gli Ernesto Rossi che non sanno cosa stanno facendo, che è quello di finire la cavalcata con un capitale che sarà, anche tenendo conto dei profitti sicuri che ha fatto, il capitale finale sarà con molta probabilità inferiore a quello che aveva all'inizio, per meccanismi che, ripeto, di nuovo conosciamo perfettamente. Per cui, diciamo, bisogna attrezzarsi. Perché? Ma perché esistono le tecniche per immunizzare, per diciamo, pararsi i fianchi da questi... da queste inversioni di tendenza improvvise che ci sono state e che ci saranno sempre, inaspettate, però diciamo ci sono le tecniche per mettersi al riparo da cose di questo genere. Il Common Joe, Ernesto Rossi o Cosimo Bianchi, se ha comprato solo perché i titoli stavano salendo, non è capace di farlo, non ha studiato, non si è informato,
Per cui succederà quello che noi sappiamo benissimo che succederà, che è sempre successo, cioè perderà di più di quello che ha guadagnato. Ma è ancora in tempo, dico nel video che è ancora in tempo, perché le borse, con la liquidità spaventosa che è stata immessa e con la mancanza di alternative di fatto, perché le obbligazioni non rendono niente, c'è ancora tempo per mettersi al riparo, però deve cominciare a studiare, che è quello che non ha fatto finora, ritenendolo inutile. Non lo è, non è inutile, semplicemente. Bene, questo qui è il sommario di quello che ci andiamo a dire sabato. Preparatevi tante belle domande da fare alla domenica ai valentissimi senatori. E basta, nient'altro. Buon lavoro.